Il melanoma cutaneo è un tumore maligno che deriva dalla trasformazione in senso neoplastico dei melanociti, che sono cellule che sono normalmente presenti all'interno della nostra pelle. Lo scopo di queste cellule è quello di produrre la melanina, che è il pigmento che viene prodotto dopo esposizione ai raggi solari, in modo tale da proteggere la nostra pelle. I nei, normalmente presenti sulla pelle di ciascuno di noi, sono degli agglomerati di melanociti. Il melanoma cutaneo è un tumore estremamente raro nei bambini. Il suo picco di incidenza è nell'età compresa fra i 40 e i 50 anni. Si registrano 13 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. L'incidenza del melanoma è in crescita continua ed è raddoppiata negli ultimi 10 anni. Così come accade per tutti gli altri tumori, anche nel melanoma è particolarmente importante la prevenzione. Per comodità possiamo distinguere una prevenzione primaria ed una prevenzione secondaria. La prevenzione primaria ha lo scopo di ridurre l'incidenza e la mortalità del melanoma, facendo conoscere alla popolazione quali sono i fattori di rischio e permettendo loro quindi di evitarli. I fattori di rischio per il melanoma cutaneo sono familiarità per melanoma, elevato numero di nei, precedenti scottature solari, specialmente in età pediatrica, eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti, in particolar modo UVA e UVB, precedente diagnosi di melanoma, fototipo 1 e 2. Il fototipo indica l'insieme delle caratteristiche di cute, capelli e occhi. Il fototipo 1 è caratterizzato da capelli biondo-rossi, occhi chiari, pelle chiara con efelidi, si scotta e non si abbronza. Il fototipo 2 è invece caratterizzato da capelli biondi o castani chiari, occhi chiari, cute chiara con efelidi, si scotta e talvolta si abbronza. È molto importante esporsi ai raggi del sole in maniera moderata fin dalla più tenera età. I soggetti a rischio dovrebbero evitare l'esposizione ai raggi del sole evitando le ore comprese fra le 11 e le 4 del pomeriggio. Questo non vuol dire non andare sulla spiaggia. L'esposizione ai raggi del sole dovrebbe essere sempre graduale. Particolarmente importante è l'utilizzo delle creme solari, che dovrebbero avere un fattore di protezione di almeno 30, per poi salire a fattore di protezione 40 o 50 nei fototipi più a rischio, fototipo 1 e fototipo 2. La crema dovrebbe essere applicata ogni 4 ore, in maniera tale che il sudore non determini la sua completa scomparsa. Inoltre, bisogna sempre ricordare che deve essere riapplicata dopo aver fatto il bagno. Infine, dobbiamo ricordare che dopo aver applicato la crema solare non dobbiamo aumentare l'esposizione ai raggi del sole, in quanto lo scopo della crema non è quello di aumentare il tempo di esposizione ai raggi del sole, ma bensì quello di proteggere la nostra pelle dal sole medesimo. I bambini non devono essere esposti al sole nelle ore più calde, devono essere sempre protetti con creme solari. Bisogna evitare assolutamente l'esposizione ai raggi del sole dei bambini di età inferiore ai 6 mesi. L'attenzione ai bambini è di fondamentale importanza. In molti casi il melanoma è frutto di scottature avvenute in età pediatrica. Le lampade e i lettini solari sono sorgenti di raggi ultravioletti, pertanto si consiglia di non abusarne.